Quella che vedete alle mie spalle è una pala eolica, mentre questi sono alcuni degli articoli e delle uscite che mostrano come ci sia bisogno di fare un po' di chiarezza sia alla destra sia alla sinistra italiana. Cercherò da sardo di spiegarvi il meno tempo possibile perché questa battaglia contro la speculazione energetica riguarda tutta Italia e spero che questo video sia utile anche ai sardi per orientarsi in un dibattito che vede più fronti ed è importante saperli riconoscere, per capire cosa c'è di serio e cosa invece c'è di ridicolo o potenzialmente pericoloso nella lotta contro l'eolico. Ci tengo molto a dirvi questo anche perché parlo e scrivo di transizione ecologica da oltre 10 anni e ho vissuto nella prima città in transizione al mondo. E vedere oggi persone che negavano i cambiamenti climatici fino a ieri o che non si sono mai curati di questi temi, prendere posizioni, giudicare o esprimere pareri da esperti, un po' stizzisce, ma soprattutto confonde. Il primo punto da distinguere è tra transizione e speculazione. Noi siamo, quasi tutti, poi lo vedremo meglio, favorevoli alla transizione energetica in parole e anche favorevoli alle rinnovabili. Il problema è un altro. Mi spiego. In breve, per effettuare la transizione ecologica in Sardegna dovremmo produrre altri 6 gigawatt di rinnovabile entro il 2030. Mettiamo in conto che, vista la nostra condizione avvantaggiata in solare e eolico, potremmo produrre anche altri gigawatt per il resto d'Italia. Attualmente però ci sono progetti per 60 gigawatt, ovvero 10 volte il fabbisogno, senza contare che l'isola già produce un 40% di surplus, ovvero produce già energia oltre il suo fabbisogno, e nonostante questo paghiamo le bollette più alte d'Italia, con 200 euro in più rispetto alla media nazionale. Molte di queste torri eoliche, alte 100 o 200 metri, cioè 4 volte la Torre di Pisa o 2 volte il Duomo di Milano, sarebbero poi in zone paesaggistiche e archeologiche, in una delle aree al mondo con la più alta biodiversità e densità di reperti archeologici. Quindi quella in corso è una corsa a loro che usa le fonti rinnovabili e la transizione per speculare su terreni e su concessioni e che usa lo stesso approccio del fossile. La transizione infatti deve generare resilienza, ovvero adattabilità dei territori agli shock energetici esterni. Questo non può avvenire se l'energia è prodotta in maniera centralizzata e deve essere poi trasportata come con il petrolio. Bisogna decentralizzare il più possibile e uno dei tanti esempi sono le comunità energetiche. Allo stesso modo però bisogna diversificare perché non c'è resilienza nel sussistere su un'unica fonte energetica. Se tutto il parco macchine di Roma per esempio fosse elettrico e ricaricassero tutti la macchina di notte, non basterebbe tutta l'energia prodotta dall'intera Italia. La speculazione è evidente non solo a terra ma anche in mare con l'offshore. Attualmente ci sono numerose richieste di pale galleggiante alti centinaia di metri per cui ancora non esiste la tecnologia. O meglio, esistono alcuni esemplari ma la tecnologia è ancora in fase di sviluppo per il tipo di progetti proposti in Sardegna e i costi sono quindi ancora molto elevati. Capite bene che quindi anche la paura delle pale in mare è esagerata. Tuttavia, avere quelle concessioni per le multinazionali o le aziende, alcune delle quali non si sono mai occupate di pale eoliche, significa fare un investimento per determinare un prezzo di mercato più alto in futuro sulla nostra pelle. Molte di queste società sono infatti create ex novo ad hoc, con 0 anni di esperienza nel settore. Attualmente la leader del centro-sinistra, sardo Alessandra Todde, ha imposto una moratoria per bloccare gli impianti, ma non tutti i sardi sono coesi in questo momento, per questo è importante chiarire le posizioni e capire le criticità di ognuna di quelle presenti. Una parte dei cittadini sostiene Todde, eletta a febbraio, e la sua moratoria, in quanto la prima e unica che concretamente si è mossa sul piano governativo e non solo sui media e nelle piazze. È stata la sua prima battaglia, infatti, post-elettorale. Attualmente sono solo 37 gli impianti non colpiti dalla moratoria. Tuttavia, molti continuano a protestare convinti che l'iniziativa del centro-sinistra non sia abbastanza, e questa è la criticità che viene mossa al governo. C'è chi vede Todde collusa con il governo Draghi e che ha siglato accordi che oggi vengono contestati con la stessa moratoria. C'è poi chi dice che questa non è sufficiente, questa battaglia per bloccare l'invasione e la speculazione, perché sarà il governo nazionale alla fine ad avere l'ultima parola. Prime a muovere queste obiezioni sono le forze di destra, che tuttavia mentre attaccano Todde ogni giorno sui giornali sembrano essersi dimenticato di aver negato i cambiamenti climatici per anni, ma anche di aver governato fino a febbraio 2024 e di aver ricevuto il 90% delle richieste per impianti che oggi vengono contestati da loro stessi. Quindi la stessa destra che lo scorso anno non ha votato la moratoria contro l'eolico proposta dai Verdi con primo firmatario Diego Loi e che in questi giorni sta rilanciando il nucleare al posto dell'eolico, per inciso, in cui la Sardegna ha un ruolo importante essendo la zona meno sismica d'Italia. Ci sono quegli indipendentisti o i sedicenti tali che sono convinti che Todde e i partiti nazionali di destra e di sinistra non possano fare l'interesse reale della Sardegna. Per questo si sono affidati a personaggi come Soru, che tuttavia ha fondato il PD ed è stato membro di questo partito fino al 2023, senza contare tutti gli esponenti indipendentisti e sardisti che negli anni hanno avuto cariche importanti in Consiglio regionale, in Parlamento e in Europarlamento, ma non hanno mai sollevato questo tema che oggi ritengono vitale, né hanno mai mosso un dito contro la speculazione del fossile. Anzi, hanno fatto anche recenti battaglie per costruire termovalorizzatori che inceneriscono ma non producono energia, insieme a tante altre grandi opere. Ci sono quei populisti e i negazionisti che possiamo trovare sotto la regione a urlare che il cambiamento climatico è un complotto per renderci schiavi.
Qui è forte la campagna contro il rinnovabile, con pale per esempio che uccidono gli uccelli e gli avvoltoi, o i grifoni, quindi posti di questo tipo, e si dimenticano che il petrolio sta facendo estinguere migliaia di specie ogni anno, o che mostrano invece un impatto ambientale negativo e degradante da parte delle pale eoliche e i pannelli solari, come se non sapessimo che hanno un impatto ambientale negativo ed elevato, ma comunque minore rispetto al fossile. Come se non bastasse, poi, ora sono scesi in campo anche le celebrità e gli influencer, che apprezzo per il sostegno, ma che invito a informarsi meglio prima di confondere ulteriormente milioni di persone con idee campate in aria e che spesso, anziché opporsi alla speculazione, si oppongono alle tecnologie rinnovabili, senza neanche capirne la differenza. E tutto questo vale anche per il fotovoltaico. Basterebbe avere il buon senso di metterlo sui tetti e sulle strade, anziché sui terreni coltivabili. Ci sono anche le proposte per farlo, ma la battaglia è talmente sfuggita di mano che si sta diffondendo odio contro le tecnologie rinnovabili, sì che il buon senso per un utilizzo di valore. Per questo bisogna stare attenti, a maggior ragione perché c'è il ruolo svolto dai giornali isolani, primo fra tutti l'Unione Sarda, e dall'ex presidente di regione Mauro Pili, che ne è capo redattore. Pili oggi non solo sfrutta il quotidiano per attaccare la regione che non fa abbastanza, va anche contro progetti che ha approvato lui stesso da presidente nel 2002, ed è stato ed è uno dei più grandi sostenitori del metanodotto dal Nord Africa. Cioè, mentre attacca le rinnovabili, ha sempre sostenuto il gas, ci crede ancora nel 2024. Perché tutto questo quindi è pericoloso? Perché non ci rendiamo conto che certe posizioni non hanno a cuore i sardi, si stanno facendo largo nella protesta con una campagna personale per le prossime regionali, portando avanti i propri interessi e, o peggio, portando avanti gli interessi del fossile. Infatti, dopo mesi di proteste sull'eolico, rispunta l'ipotesi metanodotto in prima pagina, e mentre si evoca lo statuto della regione, sempre in prima pagina contro la speculazione, in quarta di copertina c'è butangas. Ora, l'Unione sta promuovendo una proposta di legge che si chiama Pratobello 24, facendo leva su questo dissenso. Una legge che nasce perché la moratoria di Todde non è abbastanza, ma che non offre maggiori strumenti, anzi propone la stessa identica cosa del governo, cioè la creazione di una mappa di aree idonee. Si sta quindi facendo leva sul firmare un testo che non si pone contro la speculazione in senso ampio, anche se richiama le lotte di Orgosolo, ma principalmente contro la proliferazione delle rinnovabili. Per dirvi, la parola rinnovabile compare numerose volte nel testo, la parola fossile compare solo una volta, e questo dice molto. Non si capisce soprattutto perché questa legge dovrebbe essere efficace, mentre invece i decreti e le leggi della regione che puntano a obiettivi simili e sono già in fase di confronto con lo Stato, non dovrebbero esserlo. Non si capisce neanche come mai, quando la Giunta Solina sapeva tutti questi impianti contestati oggi, l'Unione Sarda fosse in silenzio. Facciamo attenzione, perché mentre ci muoviamo uniti come sembra, in realtà siamo molto divisi. C'è chi lotta contro la speculazione, come me e altri, e c'è chi lotta contro la transizione e le rinnovabili. L'unico modo di vincere questa lotta è imparare a distinguere subito queste due cose, e chi abbiamo davanti. L'unico modo di vincere questa lotta è essere uniti, popolo e governo, nel rivendicare davanti allo Stato ciò che ci spetta di diritto, e cercando di far sì che tutta l'Italia apra gli occhi. Smettiamola con patetici personalismi che ci hanno già condannato per troppo tempo. Grazie e ciao a tutti.